E infine Crotone per Crotone Spezia con Antonio Lopez. Sì, buonasera, nuove non sarà l'ultimo incrocio promozione salvezza qui allo Scida. Stavolta il Crotone reduce da una confortante striscia positiva, ospita lo Spezia Liguri a caccia di punti pesanti, sebbene in trasferta, in una trasferta che si prospetta molto insidiosa. È una bella serata qui a Crotone, la temperatura è sui 14 gradi, le formazioni, il Crotone gioca col consueto 4-3-3, Cordaz in porta, Balasa, Clayton, Ferrari e Martella in difesa, Sucio, Maielle, Matute a centrocampo, Ciano, Padovan e Stojan in attacco. Dall'altra parte lo Spezia di del tecnico Bielizza risponde con il 4-2-3-1, Cicisola in porta, Milos, Datovic, Bianchetti e Migliore in difesa, Brezovec e Bakic a centrocampo. A sostegno dell'unica punta nene ci sono Catellani, Situm e De Las Cuevas. Dirige l'incontro il signor Pezzuto di Lecce, sono presenti 3.500 spettatori. Studio. Emozioni allo stadio Adriatico, Pescara 1, Brescia 1, Corbi a te la linea. Crotone in vantaggio, è stato Padovan di sinistro, un gran tiro in diagonale appena entrati in area, ha battuto imparabilmente Cicisola. 7 minuti e 15, Crotone 1, Spezia 0 a te la linea. Da Crotone. Sì, e dunque è cambiato il punteggio qui a Crotone, Crotone in vantaggio sullo Spezia per 1-0, 10 minuti e 55 secondi in questo istante, il gol lo ricordiamo al settimo di Padovan. Riepiloghiamo l'azione, un triangolo Stojan Padovan, quest'ultimo è entrato in area di sinistro in diagonale, ha battuto imparabilmente Cicisola. Lo dicevamo, partenza sprint del Crotone che attacca da sinistra verso destra in completo rossoblu e che ha sorpreso lo Spezia che in completo bianco risponde da destra verso sinistra e che ha subito il gol di Padovan, ma che ha anche rischiato in almeno due circostanze precedenti. Poco fa però una punizione di Brezovic dai 30 metri è finita di poco alta sulla traversa. 11 minuti 32 secondi, Crotone 1, Spezia 0, studio. E la linea può andare a Crotone. 10-10 nella ripresa, Crotone 1, Spezia 0, attacca la squadra di casa, lo fa a sinistra con Stojan, mette in mezzo, poi c'è questo tentativo, palla ancora in rete, raddoppio del Crotone. Padovan, la sua doppietta personale al decimo minuto e 30 secondi per l'esattezza. In questo istante allo stadio Scida cambia ancora una volta il punteggio, il Crotone ha raddoppiato poco fa dunque con Padovan autore di una doppietta. Dopo l'inizio sprint dello Spezia in questa ripresa il Crotone ha controllato, poi è ripartito forte, tant'è che nel tratto non collegato al settimo c'era stata anche una buona opportunità con Martella. E c'è da dire inoltre che con l'ingresso in campo di Dezzi al posto di Balaza, Matute è retrocesso e arretrato sulla linea dei terzini a destra, questa è la variante tattica di Massimo Drago. Dunque all'undicesimo il punteggio è cambiato, Crotone 2, Spezia 0, altro gol secondo di Padovan. Studio. Dunque sono 17 minuti e 43 secondi nel corso della ripresa, Crotone 2, Spezia 0, il raddoppio lo ricordiamo di Padovan, ancora su iniziativa di Stojan, da pochi passi il piattone che ha gonfiato la rete sotto la gradinata sud. Sta funzionando alla perfezione il duo d'attacco del Crotone, l'asse di centrosinistra un po' in ombra a destra Ciano, ma questo crediamo poco importa ai sostenitori calabresi, e Stojan il migliore in senso assoluto nonostante la doppietta di Padovan poco fa. Di destro ha calciato al volo sfiorando il palo alla sinistra di Cicisola. Per Padovan va ricordato, con la doppietta di stasera sono 3 i gol realizzati sinora, il primo sempre qui allo Scida contro la Ternana. 18 minuti 22 secondi, Crotone 2, Spezia 0, studio. Scusa Monaco, è finita a Crotone, Crotone batte Spezia 2-0, doppietta di Padovan, te la linea. Un flash da Crotone per Crotone Spezia, Antonio Lopez. Sì, tutto apparentemente facile per il Crotone, forte del doppio vantaggio, la doppietta di Padovan e in superiorità numerica per l'espulsione di Migliore nel corso del primo tempo. Per il Crotone, quinto risultato utile consecutivo, si allunga la striscia positiva, 11 punti conquistati in questa striscia, lo dicevamo. Crotone 2, Spezia 0. Zero studio.